raduno a Genova nel periodo boh, vedremo quando vi terremo informati. Io voglio la focaccia, cazzo, voglio mangiare ettolitri di focacce, container di focacce. Preparati deboli che ti porto nel miglior posto di Genova, focacce e farina. A Genova c'è anche Elettro, non solo... C'è chiaramente, anche Mirko. Bravo, a Jimbo no, perché Jimbo no, perché si porta a mangiare da casa. In un certo momento ci giriamo e ce ne andiamo via senza dire un cazzo. E corriamo a prendere le focacce. Lo lasciamo nei vicoli in mezzo ai marocchini. Vedrete, io uscirò vittorioso con pacchi di fumo dai vicoli dei marocchini, sappiate. Giusto quelli, con quelli poi a Genova c'è Tedua, raga. Chi? Stai cercando di fottere Tedua? Verranno a farti brutto entro stasera? No. Ma chi è? Che ne valga la pena. Sono già d'accordo. Stai tranquillo, Chico è tutta scena. Di Genova che vogliono. Che ci prendo in un vicolo, c'è tantante, ma tante. Debe, se vuoi puoi portarci le buste nella busta della spesa, con pure la pesa. Cos'è sta roba? Mi ricordo quando fottevate Tedua, beh, ne è passato di tempo. Ragazzi, guardate su dal proiettore. E cosa c'è? Ah, c'è uno che succhia i cazzi. Ciao amici. Dio di porco. Allora, ah, guardate, ragazzi, ho bisogno. Guardate lo schermo, chi c'è nel grande schermo? Oh, guardate che guardate che super dotato questo zombie best. Ora, guardate sullo schermo, raga. C'è guardate, la partita di Muriel. Guardate che cosa vi propone zombie best. Ah, ah, proponici un video di Ciccio Gamer. Ah! Fabio arriva il giocatore forte. Tranquillo Fabio, arriva. Fabio, solo 13 colpi di Reagan. Fabi, arriva zombie best, non preoccuparti. Debe, se questi vedi che li sto uccidendo io, devi evitare di sparargli, porca madonna, sennò sprechiamo colpi in più. Davvero? È proprio le tecniche di guerra, c'hai, C'è solo uno zoppo qua. Oh raga, ho comprato il bomb, mi sa che non ho fatto l'acquisto al round 18. Il problema è io devo andare su quel teletrasporto, coglione di un zombie vest. Salve. Nano di merda. E io in silenziosità. Come scusa? Nano di merda. Ti ricordo che ci sono 2 centimetri più alto, va bene? E sicuramente non 2 centimetri più lungo, ok? Allora intanto dovremo vedere. No, adesso parlando, scherzi a parte un attimo, quant'è che sei alto? Chi io, boh. No dai 75, coglione, non mi ricordo. Ah, ci copriamo dietro il sulla carta d'identità c'è scritto 1,75 mi sembra, però. Allora è 1,73 perché mangio. No, tu non sarai mai alto 1,75, vecchio. Non lo so, cioè, vecchio, sarai un metro e tanta voglia di crescere, ma 1,75 no. No, dai, più o meno sì, invece, dai, 1,74. No, non può essere che sei alto sei più basso di 10 cm rispetto a me. Quanta convinzione sei alto? Può essere. Non ti preoccupare, può essere giusto, Jimbo. 1,74, 1,75. Sì, può essere. Io dovrei essere 1,78. Sulla carta d'identità. Quindi sei 1,77. Perché queste texture si muovono? Sì, anch'io delle texture buggate in mezzo alla mappa. Cos'è sta roba? Non so cosa è successo, non voglio saperlo. Sento Jimbo silenzioso. Ma fate la palestra, di chi è? È mia! Per quello sono silenzioso, sto sparando con la palestra, ho finito tutto. È concentrato il nostro Jimbo. Sono con una palestra al round 19, capisci? No, mi ha chiuso i cani, sparate! Al round 20 direi di attivare 115 e poi... Jimbo, io e Mirko al round 40 su 5 con l'L96 pancapanciato. È vero, i veri si vedono da questo, ok? No, ho sbagliato tasto, ho lanciato le scimmie al posto delle 6 per le claim. Ragazzi, vabbè, dai, Zombie Best è convinto, attiva 115. Attivate il teletrasporto. Dovete andare... Debe, rapido, vieni, veloce. Se andate vi ammazzo. Che tempismo. Veloce, Debe, veloce. Che bella, madonna. Ce l'hai fatta per quanti millimetri, Debe? Debe, per quanti millimetri sei entrato? Buongiorno, come questa canzone tipo è una tra le mie top 3 favorite. Oh, zombie, guarda nel grande schermo. Ciao coglioni, però io ho già tutto vagabanciato. Lancio una freccia di balestra nell'obiettivo. Ah, è lì?
Ma se ti faccio vedere il culo, zombie lo vedi nel grande schermo. Ma se tipo ti metto il pene, va bene? No, Debe. Io non sono zombie che passa il giorno di San Valentino con gli uomini. Com'è che cosa stai facendo al momento, coglione? Non lo so, fino a prova contraria al momento è quello che stai facendo, Cosa? Non ho capito. Passare San Valentino con gli uomini fino a prova contraria è quello che stai facendo adesso. Non è vero, io sono a casa da solo, va bene? Anch'io sono a casa da solo al momento. Non è vero. Anch'io, tu Fabi? Ok, cosa sto dicendo? Sono a casa da solo. Cazzo, che belle vite allegre che abbiamo con un sacco di persone che ci vogliono bene intorno. Dai, vuoi venire a casa mia? Beh, potete. Beh, è un invito il giorno di San Valentino, Debbie, io non ripeterei. Accetto. Se ti fai trovare imburrato, però. Va bene, però tu lo prendi. Oh, io al massimo do. Salve. Io al massimo cedo. Ecco. Io massimo... non aprirò mai le porte del mio router, sappi. Ma io. Io ho il natte ristretto, te lo dico. Allora sento di mi più. Mi raccomando, usate il firewall quando... Vengo prima, vai tranquillo. Allora, qua state facendo parlare del porco. Devasto in fisico. Mamma mia, ragazzi, se premete tab godrete nel vedere chi è il giocatore più forte del mondo. In realtà... Ok, sì, hai più. Ecco, ma appunto questo discorso sul giocatore forte. La facciamo una sfida di una first rom veramente. Ma ragazzi, la sfida l'abbiamo già fatta io e zombie su Black Ops 2. Ma sì, vabbè, ma adesso no, tu riusi la sfida di 2 anni fa, cioè scusa. Che sfida è? Dai, dai ragazzi. Se ha vinto una sfida 2 anni fa e ogni volta la ritira fuori. No. Certo, perché quella è la sfida seria. Ma perché è l'unica che ha vinto. Sì, esatto. No, perché se noi vogliamo fare una sfida seria, Jimbo si prepara psicologicamente, no. Capito? Jimbo, tu non hai visto, io ho trovato una custom che c'ha una third room di mezzo metro quadrato. Mezzo metro? E ci si sta in 4, cadono gli zombie dal cielo e da una finestra. È deve essere... Deve essere facile! Cioè, io da solo un round. Tu da solo un round? Sì. E morivo, non riuscivo a aprire la prima porta. Cosa? Dovremmo provarla. Voglio provarla, dov'è? Fabio, arriva il giocatore. Chiama. Tirate le scimmie, tirate le scimmie. Ammo, sprecate tutto quello che potete sprecare. Si chiama Noidi, è una mappa del... Tirate tutto quello che potete tirare. Vai. 5, 4, 3, che rianimo, Fabi. 2, 1. Aspetta, ha fatto. Fuggi! Bravo Jimbo che hai aspettato, mi sei piaciuto. Davvero Jimbo, come mai quest'atto di... Io non perché io ho pietà per Fabi. Se fosse stato uno di voi a terra col cazzo. Ah, molto bene. Salve, comunque è finita la song, è finito il momento gasato, è finito. Il momento gasato. Tanto salutiamo Fra, Debe, compare con Debe, guardami. Video. Ciao Fra, sei ancora qua. Fai sentire la tua presenza, bravo. Debe! Appoggio sul microfono, Debe! Vabbè, non posso dirlo. Debe. No, vabbè, è arrivato il coglione. Dio porco, un'ora che ti chiama per teletrasportarlo. Non è attivo, coglione, Jimbo. Ritardato. Come no? Mi diceva premi F per teletrasportarlo. Non è attivo, imbecille, madonna. Un imbecille. Io lo sapevo che non era attivo perché non è andato nessuno. E lo dirà io. E non l'ho attivato, quindi io mi controllo, anche se sembra di no. Sarebbe una challenger un po' particolare che potremmo fare adesso. Dica, cosa Esci propone? Esci ce la Fabio. Ogni prossimo round in una stanza diversa che cassino. Non l'ho sentito. Non è la mosse. Non l'ho sentito. Ogni round in una stanza diversa. Tranquillo. Andata, partendo dalla prima. Va bene, partiamo dalla prima, ok, vai. Va bene, dal prossimo round, no, ormai è quasi finito il round. Ok, dal prossimo, Raga, pacapanciate il pacapanciabile, che poi sono cazzi duri proprio. Io sto già finendo i colpi, però non importa. Allora, va bene, dai, allora attivate il coso, dai. Aspetta. No, non andare su. Ok, allora, dobbiamo fare la serie. Fammi andare a prendere il calcio nel muro e la terza arma. Bestia il signore, ok. Anch'io devo prendermi i bibitari e fare cose anch'io. Bibitaro! Raga, state buoni. Sistemiamoci. In un quarto d'ora dovremmo farcela morire, vero? Jimbo, vuoi dei cornetti?
Piano, piano, sto là, una malata, ragazzi, ben ritrovati al vostro Zombie Best 96. E siamo qua oggi in questa... Oh, hai azzeccato l'anno, incredibile. Sei del 96? Hai il mio stesso... Ah, lagga di nuovo, laggo di nuovo. Laggo, laggo. Ti ho visto fare un salto nel tempo. È tornato. Beh, sì, ma tecnicamente il lag tipo è un viaggio nel tempo. Ho visto che hai viaggiato. Sei più giovane o più pirla? Coglione. Idiota. Fatemi arrivare a 5000 punti per pacca panciare, per piacere. Vai. Vai, imbecille. Io buono, non ci avete lasciato. Bisogna darci un nome a questa challenge. Bisogna mettere. Devi darla tu un nome, dato che hai avuto tu l'idea. Quindi. 360 challenge. Room challenge. Change room. Perché avete passato il round? Andiamo nella first room. First room. E non si può lasciare la first room, si muore piuttosto. Ah, certo. Un round, certo. Sì, ok. Intanto però... non è fattibile con tutte le finestre aperte, lo sapete, vero? Vabbè, venite qui. Poi la prossima sarà la room di sopra. E poi sarà quella dell'MP40. Beh, raga, abbiamo le trappole. Vero. Ok, sotto il problema qua è, girare, però se ognuno si prende un lato... Secondo me non facciamo neanche un round. No, secondo me sì, e non si può lasciare la stanza. Io dico che uno si deve solo occupare... Ragazzi, dovete giurare sul vostro onore che qualunque cosa accada non lasciate la stanza, ok? Io non la lascerò mai. Lo giuro! Con la Ray cerco di stare qua. Parola di convinto. Molto bene, parola di convinto, attenzione. Aia, attenzione, guarda che quando fai così... Qualunque cosa accade. Poi è San Valentino Succhino. Raga, ma dobbiamo tenere le finestre? Boh, non secondo me conviene. Più meglio riusciamo, meglio è. Madonna, quando esplodono le scimmie. Madonna santa, sti cazzo di gobbi. Hai qualcosa contro Gobbo? Eh? Singolare va bene. Raga, è finita la trappola di là. Tranquilli, ho già finito i colpi. Non preoccupatevi. Pensavo peggio, ce l'hai stiamo bene. Vabbè, dai, non è male. Adesso userò lo Zeus nei momenti di bisogno. Dato che ha fatto lui ad avere lo Zeus. Gliel'hai detto tu di lasciarglielo al gioco? La fortuna gira, fra. Non mi avete neanche detto che stavate giocando. La fortuna gira. Te che la sono anche a te. Inutile che ti provo a parlare in dialetto veneto, tanto qua i miei zombie sono i migliori, quindi tagli su. Ma te che la sono anche a te, guarda che è nostra. No, non sei vostra, neanche siete voi sta roba qua. Sì. Sta bomba. Non è male questa idea. Non è male, ragazzi, io sto finendo le ammo, però. Sì, anch'io sono senza ammo, infatti il problema saranno le ammo, secondo me, per adesso. Ma c'è un bellissimo Olimpia nella parete. C'è l'Olimpia muro, se qualcuno ha il coraggio di fare questa... Nel credo di Daz c'è piuttosto che la pistola un Olimpio, va bene. Lui è vero. Che un'arma scarica con prendere armi a muro di merda. Vabbè, ma è giusto, Almeno spari, fai qualcosa. Almeno. Non uccidi neanche uno, però fai qualcosa. Provo l'M. Però fai finta di crederci. Esatto. Intanto è un M14, però va bene. Ragazzi, sto finendo i colpi dello zero. No, è l'M16. Debe, dimmelo che vieni su dalla mia parte, però. È figa, Fabi, sta Cimo, vigilando. La tua balestra non è... Cos'ha? Non è l'idea. Vabbè, questo posso sparare, va bene? Ma l'è pacca panciata? No. Posso sparare o la balestra o cagate. Queste sono le cose. Penso che la balestra almeno un po' di male lo faccio. Beh, dai. Oddio, le tue cagate mi fanno anche un po' male al fegato. Potrebbero andare bene pure quelle. Oh, io ho comprato l'M14, raga. Io ho dato la balestra. Due colpi nello Zeus. Zombie, sei un coglione. Ok. Due colpi nello Zeus. Non posso fare usali. Altro. No, usali. Ok, cosa, raga, lasciamo uno zoppo e andiamo a fare cose. No, non possiamo lasciare la stanza. Non possiamo lasciare la stanza, Debe. No, possiamo passare solo nella stanza successiva. Prima che escano l'emmo.